Ad Agrigento, tappa della campagna 100 strade per un Natale anti-racket. L'impegno di Confindustria, la passeggiata tra Porta di Ponte e Via Atenea, gli interventi al videogiornale. Imprenditori e commercianti ad Agrigento, tra Porta di Ponte e Via Atenea, la terza domenica d'Avvento, la penultima prima del Natale, a passeggiare ed è la passeggiata anti-racket. Due giorni dopo il blitz Auster della polizia allicata che ha rilanciato la collaborazione delle vittime del ricatto mafioso, Confindustria Agrigentina cavalca l'onda di Libero Futuro e Addio Pizzo. Anche ad Agrigento il battesimo di un'associazione della FAI, che è la Federazione delle Associazioni Antiracket e Antiusura Italiane. Imprenditori, commercianti e cittadini in genere insieme a rete contro estorsioni e usura. Dopo le tappe di Palermo, Messina, Siracusa e Castelvetrano, ecco ad Agrigento la campagna 100 strade per un Natale anti-racket. Il corteo cittadino, la distribuzione dei volantini di sensibilizzazione dentro i negozi del salotto della città, testimonianza di denuncia collettiva e promessa di intransigenza verso il malaffare, anche nel rispetto del codice etico di cui già da tempo Confindustria si è dotata. È la passeggiata dei primi passi per radicare nel territorio il movimento anti-racket, occasione di aggregazione, difesa e contrattacco contro l'isolamento e l'omertà, fertilizzanti del terreno di coltura della piaga mafiosa. La presenza dello Stato, l'obiettivo del progresso, le condizioni di legalità, la concorrenza senza prepotenza, il coraggio del presente e la scommessa sul futuro. Oggi siamo qui con il movimento anti-racket anche ad Agrigento, stiamo girando tutte le città quasi del sud Italia, sono 100 strade che percorreremo, 50.000 negozi dove andremo a dire questo Natale non paghiamo il pizzo, ci sono le associazioni anti-racket che ti possono dare una mano e lo Stato fa la sua parte abbondantemente, ma ognuno deve denunciare altrimenti il fenomeno si riperpetua e quindi qui ad Agrigento con Confindustria, con Libera, con altri organismi e organizzazioni che ci aiutano e ci aiuteranno, stiamo costituendo un'associazione di imprenditori che hanno denunciato per assistere loro e per assistere gli altri che dovranno farlo nel prossimo futuro. Siamo oggi nella città in un programma nazionale di Agrigento che la interessa a sostenere le attività che Enrico Colaianni ha voluto anche qui portare nel cuore degli operatori economici. Abbiamo le prove, denunciare è facile, è possibile, le forze di polizia sanno reagire. La denuncia collettiva ce l'hanno nelle mani gli operatori economici che non devono sottostare a ricatti di alcuno, men che meno dei mafiosi.